Custa attividadi è stata realizzata con s'aggiudu de sa Regione Autonoma de sa Sardigna, imprentas 2022-2023, lei regionale 22-2018, articolo 22. E dunque da su sabato de noi gidas in su canale 79 de sa radio televisione sarda è sempre dedicato a sa poesia. E dunque da questa cosa si piace in me, da questo attovio che ho proposto già de noi gidas, come te un nao, poesia, sa dunque sa poeta, sa attovio, soprattutto questo mondo bello de sa poesia in lingua sarda e in Sardegna. Dogna gira attoviau su poeta, sa concorso, su gente che bividi, ma con passioni manna sa poesia. E sta ici, Anna Cristina. E proprio ici, grazie Ottavio e grazie ai ospiti che io so presentai. Fra poco, grazie a chi ne sta ascoltando così, tenis a regione, voi ta conosceu sempre meglio su pomeso dei poeta, finza se sa terra nostra. Questa poesia, come te Aina, Nareuso Nodia, può andare a visitare i Biddas, Cantoso e Cantadorisi. E persone, se che in Sardegna hanno fatto mera questa cultura, perché meda di questo premio, su punto proprio dedicato a poeta, a gente a scrittori, a personaggi che in sa proprio località, in sa proprio Bidda, ha fatto qualcosa di importumano e dunque a voi tanti dedicato su premio. Noi siamo connotti già in meda, se questa se si chiù in spuntata, se io vivi un pari, già di noi gira sa voi, ogni gira di noi sono due attori differenti, e dunque siamo connotti di adere su mera persona, sa che amanta mera questo mondo. E oggi è tu altro due premio su due logo su diverso su due varianti linguistiche su due modo su de bivi e de biri sa poesia è tutto ma questo pregio tu la su Anna Cristina su presentare e grazie Osaviri vince sa che ne punti intregao questo premio questo meria come ti vorresti tenendo tu può arregodai personas importanti, logos importanti, comunidades, ma intanto cominciamo dei primus ospites. Tu hai che stanno da cantatori e oggi noi siamo dei neusi che funti da rauso già in questa città passata, che santi, si può dire che io ho un regio umano su coro, santi cantavo a Don Baino, penso che sul regio umano di Ottavio, su poeta suo, bruso stimao, ma oggi santi e tio, un altro poeta manno, così vai ascoltare i suoi edusi, a questa maniera, da come si usa a regalare l'antaiso, Marco Montoni, e suo maestro Nico Bianco, che impari. Un cantatore, un suonatore, e dunque sa. Ma poi in questa maniera attaggia, che ormai proprio come te, penso, a tenori, in suo senso a tenori, va tu bene, ecco, voi siete andati a questo, mellosetta, e ta significa denne questo nome che sono pari a Franco Montoni, a Gianmario Pedroni, a Delino Muzzu, funti su coro Gabriel de Tempio. No scoviauso che ne è su poeta e pruso a trados di Antannai. Poteu nai che è un poeta de Sagadura. Anda bene, ci scelta lì. Poeta Mannumeda. Poeta Mannumeda de Sagallura. Invece voi. Poesia de oi, concursus de oi. Concursus de oi, dando cominciato con sa poetessa Manuela Urru, de Serramanna, che si va in compagnia oi, e sa donai una testimonia a piccioso de sa poesia nareoso sua, insomma, de commenti trastigia da intro del primo letterario, insomma, primariamente oi estivo su concorso intitolato Anselmo Spiga de Santos Parau, accostato di Neuso a Giulio Landis, due cose da scelte appunto a pizzo di Giulio, che avete un montone di cose, se ad un cottaia entro de due cose e ne da mare, però è su direttore artistico de Antas, o su fondatore puro de Antas, ed è con Cambias, questo festival di caratteri popolari che oramai
pozzonai che sconnotto fuori da Sardegna, voi si spara adesso quando si pone, ti fai cose in mano e a te tanta l'accana. Fai sono rubati. E poi Giulio Landi si sarà raccontato di questo premio che viene fatto in collaborazione con Sassozio Libera la Farfalla, un associo di solidarietà, di volontariato, e che si è una a sua poesia, a sua possibilità di proprio di fai bene, non c'è come sfuggo, ma in pratica. Giulio, penso che si questioni di questo aspetto. A costau, moi a ti dauso, andauso a un altro luogo, pozzonai dell'Ugi Meda, proprio, per me personalmente, ma penso poi le comunità di Gistimma Umeda, e andavo a Lula, a questionare del suo premio L'Uvola ti canto, con il suo segretario Gianni Calia, con l'assessore alla cultura e ai servizi sociali Pietro Pitalis, e poi intendi questa poesia premiata in L'Uvola, teneoso un altro poeta di importo, che è Salvatore Vancello de Dorgali, premiavo in altro concorso, insomma, il suo come te, Manuela Orru, o esti noi, posi questionai mello, po' bene mello se ita succede in suo premio dell'Uvola. Mi permetto, impari ai saluto a Gianni, a assessore e a Salvatore, de salutai il suo sindaco dell'Uvola, Mario Galia, che esti un grande conoscitore, un reo desintrania dessa terra, che su esti orgoglioso desu che vai, ma è un conoscitore desintrania su Manapuro e metà vai per questa comunità. Che vostro saluto Vinza Zia Maria Teresa Rosu, che è sa bibliotecaria storica e che meda attento in porto umano in questo premio, Vinza se poco menti impara l'amministrazione sempre, però poco menti danti concordato, finse preparando spizzino, su de tutto gusto e usa fuori dai. E ci potevo aggiungere Giovanna Porco, questa essa, ecco, che ha vinto concorso, e dei gusto de usa Cristiana, questa è un premio di Aderuso, de spanto, questa fanti una cosa che hanno appo intendio, finse a oi, in altro logus, in altro premio, dunque sa, e usa viri, come ti cantano all'Uvola. Is poeta, sa, ma is fotografo pure, dunque sa, e usa comprendi. Ma devo Giovanna Porco, da Giovenza è una novità, dovrei la sentirmi da a Goa, no, sta presentata. Ten Giovenza è una novità di che fanno a Goa, devo auguro come e devo in Giovenza una sorpresa per lui, poeta, tenevo una cosa che la riguarda di un vago, però dopo sono spacciato e presentai gli ospiti, poeta, è vero che c'è Donia Gira, però tocca a ti torrare, grazie a è tutto. È su poeta nostro che a sa capo di questa puntata sa da regalare, sa da istrinare e con il verso Zosu sempre chi nasce in ti commenta e florisi poeta Nicola Loi sa da serrai sa puntata con sa poesia che data vuol dire adesso che ho fatto no insomma adesso che succede in questa trasmissione dunque questo lavoro è una novità di Nareoso in esa è in suo cammino dessa poesia onata in questa maniera in una trasmissione televisiva. E dunque da cominciare a conoscere i sospetti sei nostri, ma voglio andare subito a L'Uvola, poi mi piace in me questa cosa che cantai, sa bidda con sa poesia, ma non scelti sa poesia, con sarti, no? Sulla sarti manna. Chi ricomincia da me tu contai? Assessori. Due cose prima di tutto. Torniamo grazie per l'amministrazione, viene Sosini come ricordo e buona salute da chi in affetto. Prima cosa. Questo è un premio che è partito da inizio con due finalità. Da un'ala a che riconoscere l'Aida di L'Uvola, la bella scrivamo a tutte le Sardegne. E da satera ala a che sa poesia, praticamente di non perdere la lingua sarda, scritta e data. Che purtroppo siamo vedenne, specialmente se già almane, non pago se sperdenne. Invece, se già minore, il custo galo si mantiene. Quindi, chiediamo continuare a continuare questo impegno man. Questo è un premio articolato in tre sezioni. Una sezione per L'Uvola, io che come tema obbligatorio L'Uvola. Un'altra sezione, poesia, tema libero,
E poi un'ultima sezione, praticamente, proprio pestino, il costume che mette a piaghere, che batta una specie di accompagnamento tra sol mano e sol minore. Ok, sol minore lo usiamo su uno premio appunto di una pezzina, in cui pezzina appunto adesso a scuola, a questo punto voglio ringraziare appunto tutti i suoi insegnanti, a scuola, a questo pezzino, che hanno partecipato in maniera entusiasta a questo premio, a questa manifestazione. Quindi sono veramente contento. Prima di continuare però, permettetemi di ambientare tre persone, che non è importante, ambas tre poetas. Uno, un grande intellettuale, scrittore e giornalista, Paolo Pillonca. Paolo Pillonca, evidenza veramente, che c'è stato presidente della giuria, è una persona che ha fatto veramente bene, sai, dai nulla, e noi esaisse. Ma a mento vina, la veniva sempre Anna Cristina, me la mento sempre, e poi è venuta un bello, insomma, mi ha scritto sindaco, proprio si chiedeva bene, e una bella... E tu non piaghi a loro vedere, insomma. Poi che gli ammentare un altro poeta lovulese, che non mi sforzo mantessi, Zio Tania Letati, e c'è pure chi ha parte della giuria. E poi un'altra persona che come è in pensione, l'ha ammentata prima la Cristina, che è Maria Teresa Rosu, che è storica bibliotecaria, ha lavorato da Canno Sparisi, quindi su pilastro praticamente del suo premio, e quindi è doveroso praticamente raccitare, e comunque sia, non sai, io ha sempre a Maria Teresa, queste che hanno continuato a scrivere premi, quindi questo è doveroso lamentare. Poi appunto, che appunto a scuola abbiamo appunto dato schienisso e abbiamo viene creato come amministrazione viene roba del laboratorio della lingua sarda, per questo è importante. Appunto, laboratorio organizzato verso il comune di Vidda affinché i pizzini praticamente imparino e non dimentichino praticamente il sardo. Poi un'altra cosa importante che queríamos praticamente unire, è stato già in precedenza, unire la poesia della edizione in un libro. E questo libro poi regalare a questa comunità praticamente luvulesa. Prima abbiamo Ottavio le Giammentanne, sul premio dell'Uvula Est, certamente la poesia, ma a fianco questa viene la mazzina della poesia. Quindi, immagine di poesia, fotografo, so, praticamente, Anna ha pensato la fotografia riferita a questa poesia. Okay? Dopodiché, questa fotografia, chissà poesia, diventa cartolina. Cartolina, e noi mandiamo accanto al presente possibile. E quindi, questo per noi è un motivo di grande soddisfazione affinché non conoscano il presente possibile. Questa è una bella idea, doppia idea, questa de coinvolgi Spicciocchetto su questa di scuola. È uno impegno che meda concorso o l'intivaga ancora in fronte a rinnescio e tutto quanto. Dunque, se è bello che in Luvola sia a rinnescio a fare questo traballo, che va a coinvolgere il Spicciocchetto, il Pitichetto, la pizza sa poesia, la pizza sa limbasarda, la pizza di tutte queste cose, questa tradizione, questa ricchezza manna che ha un noso, è una cosa di arredo di importo. Dunque, da questa è una cosa che merita di arredo a essi sottolineare proprio poeta, è una cosa di importo. E andavo invece paguato a Santo Sparato, poi sono una parte a Satra, non su una trasmissione a rendere da rispostare. E dunque, chissà cosa di questo premio, quando è che hai cominciato a traballare a pizza di questo premio e a dedicare a Anselmo Spiga? Ma è un premio che ho contato già 20 anni su, dunque sei nascito su 2013. E infatti ti dedicavo proprio a Anselmo Spiga, maestro di scuola, cultore della lingua sarda, e massimamente il suo teatro. Anselmo scrive a me dal suo teatro e dedicavo pure a questa poesia. Perché comunque il suo mandato in atto, le attività, tutto ciò che viene da che fai con questa lingua sarda, ci vede Anselmo. Dunque, sapete. Quando Anselmo sta alla Sau, sono compagno su De Antas, sicuramente Anselmo va a parte del suo gruppo di Attrarre Cosa Nostra. Questo premio è stato portato in Antis in modo particolare dell'associo del Libera la Farfalla, che è venendo Anna Cristina, l'associo di chi si interessa dal suo volontariato e su sociali. E che ha sempre collaborato con noi su De Antas, pur in sua organizzazione, sapparici del su Festival de Concambias. E noi ha sempre gattato un logo, in sa di finale, per sperimentazione, su premio letterario.
e non casa esti nareso che è sempre è un'organizzazione, un premio letterario che è sempre stato mandato in antesi in condivisione, non è mai viaggiato a solo, c'è sempre stata questa gana, questa volontà di unire sforzi, proprio per durare il bio, potendo per forza ovviamente, ma durare per il bio. E poi, sul fatto di si deppi in qualche maniera dividi questo che è questo maggio di Anselmo, che fa di a parte del suo luogo di Satru, Satonau ancora di Bruso, insomma, come entrerai sa gara e sopragere, insomma, di domanda e antesi. È un premio che si è articolato in varie sezioni, questa de sa poesia e della prosa, sia in basarda che in italiano. E sa regola scali punti, tipo qualche suppa? È a tema libero. A tema libero. E dunque è a livello nazionale, tant'è che partecipano al muro di tutta Italia. C'è una bella partecipazione, pure perché appunto ottenuto in qualche maniera questa fortuna di poco sia di entrare in crisi, ma ci sono state mele criticità, insomma, poco quanto riguarda gli spremi. Però questa giuda pari proprio, e ci ho fatto di un mantenimento, Bintano, che un sacrificio ovviamente, non è facile a mantenere un premio letterario o tant'anno, però vizio sai voi ci li ho fatte, insomma, a Ribai a Bintanus. E sul fatto che sia proprio a livello nazionale, è un bello piacere, non c'è tipo noso che ci vogliono su mezza energia, ma non la vostra Sardegna pure, tutto questo spago che punta per Rauso, insomma, in campo a Maria tocca su tutta la pure. E dunque, credo che sia da chi sto andando prima con l'amico dell'Ura, che si è su caso, per esempio, con San Luchini, di organizzare una bella mesa, una bella regionata, di strumenti, di cattaglia pari, proprio di donare forza a tutti si impari a spremo letterario in Sardegna. È importante chi non ha reso di ognuno solo a mandare in antesi questo viaggio della letteratura nostra, ma che siano tutti si impari. Questa è una bella cosa, questa trasmissione è tutto, è un'occasione, cosa toviare certo. Con tutto i premi e tutto campo. Poi dopo devo suonare questa trasmissione, no? Lanciamo proprio questo appello, questa idea di sacattare tutto a pari. E ho usato i piaceri di ospitare tutto a San Sparau, con questa... Bene. Giovanni Galia, invece sì, quando è che si fa di questo premio? Come è organizzata questa premiazione? Ha un disidenio di tutto quanto? Ha un'articolazione di 2 anni, per forza, che abbatta un premio di poesia e un premio di fotografia. Quindi il primo anno che ha il premio di poesia, da questa sezione dedicata a Lula, le prime 3 poesie, l'anno dopo vengono consegnate a un fotografo che si iscrive al premio. Chissà clausola che non mantiene la segreta, che vince da tanto, non si scrive quello che ha vinto, perché questa premiazione avviene tutto in una via. Il fotografo picca la poesia all'Allegra e deve interpretare una poesia che è una fotografia in Lula, sul territorio di Lula, il premio fotografia a questo limite, e dopodiché, il suo secondo anno, poi noi esaminiamo la fotografia e poi già che questa premiazione. Quindi la cadenza è per forza biennale, le 2 anni. Diciamo che l'ultima edizione è stata nel 2019, ma il premio sta venuto dopo la pandemia, perché andiamo già pronti a spropremiare, se interviene la pandemia abbiamo dovuto bloccare tutto e quindi è saltato. Quindi abbiamo brincato qualche edizione per motivi, per questo motivo. La prossima edizione di poesia è stata bandita comoda questa amministrazione, quindi dovremo riparare. O canno ieni su 2024. O canno ieni sarà prima. Visto che ha chiestionato di fotografia, e ma voglio domandare a questa regia, Massimo, ecco, devi mandare dei vai viri questa bella fotografia, che mi pare che Don Rauso, quindi questa su 2010-2011, e questa fotografia che gestiona sul mondo, no? Dei pastori, dei allevatori, di tutto canto, è questa fotografia che è stata fatta proprio a pizzo di un traballo, di una poesia di Anna Cristina Serra. E dunque è una cosa bella di birimpari in noi, e
Tutto questo grazie a Giovanna Porco, che ha fatto, sai, questa fotografia, o meglio, contasi lui, Anna Cristina, che li via sud-est, ma tu comprendevi, ma sa cosa che ha dispinto Giovanna Porco a fotografare quest'omini con questo bello breve che già è stare accarezzando, non uscire, non, è una cosa de amore e tutto, no? Di valido. Deo forse se ho questa persona per lo spago adatta a nai di gusto, perché a me è stata una fotografia che mi ha emozionato molto, perché Giovanna è stata rinascita con l'arte sua, con il suo gusto, a andare forse se pensa se più a fondo dei sfuerdo, che Deo ha scritto, ma regolamento il suo titolo della poesia, vorrei da tessia che prenda, e furia dedicata proprio a Lula, che è scomente chinoso, ecco, forse si castigliano questa fotografia d'un tendeus ancora de bruso, che ha più vunguto poteo stenne con una comunità di appizzoso, cioè a fondo, a dia, dedotto su chi de questa comunità e me da volta sinara, da carriesta, sa capio vero che dete ottenne. Ecco, io penso che Giovanna Porco con questa fotografia ha pannato pruso del suo che Deo ha scritto. E l'idea che questa fotografia impari a questo suo erdoso sia andata in giro con questo mondo, perché questo succede, no? Cioè, ecco. Come te cartolina, come in tanti come no? Questa cartolina, con una cartolina, è andata in giro con questo mondo a questionare del Lula e del taseo noso con Lula. Le abbiamo usato un'altra, però, domando a Massimo, mi va bene, questa è Mazzeo Calia, ecco. E noi pure abbiamo usato un'altra fotografia, e noi, un giovanetto, un picciocchetto, un omini manno, dunque questo passaggio di generazione in generazione, su chi scinti i vecchi, su chi contanta il picciocchetto, su questa tradizione che torna a seguire sempre de Bruso. Poi andando innanti c'è una cosa bella e custa, poi t'argomenta Nao Osatrus, es assessore a Nao, che Cesar Renescius ha coinvolto Spicciocchedus. E custa essa fotografia della prima e della seconda classe, cioè questa poesia che ha fatto la prima e la seconda classe, della scuola primaria dell'Uvola, e ha fatto questa fotografia in questa maniera. Spicciocchetto su chi si aguanta da manutenta e tutto canto. E poi ci ne vuntatras a Massimo si da spori fai biri, in noi mi pare sa minera, dunque sa un altro luogo del traballo, tempo della ricchezza, in moi. In moi, se non è di proprio gusto, finalmente, poi è un naica, sperendica, tutto anda bene, questo diventa di adero sul luogo della scienza, del suo mondo è tutto, dunque sa. E poi non ci si cinematata, sì, quest'altra è un'altra fotografia a proposito, forse Anna Cristina, de sciris cosas, de mantennis tradizioni, de sa vita che impara da per imparare me las cosas, i vecchi su funti isso su cadenti, studiata in sa memoria e da contanta a chini a Tovian, dunque su un'altra bella fotografia. In questa gara si legge a meda, de su che si ha due. Devo aggiungere una cosa a proposito di Giovanna Porco, questa fotografa. Non scio che si deppa da questa esperienza, ma scio che essa è moi, pensa se concordenti a tra cosa che riguarda da un traballo tra poesia e fotografia. Ecco, questo tu l'imbazzo su che è andata pari. Mi pare una cosa bella a me da questa de. E forse sì, che anche un'idea è nasce a vincere i commenti esti organizzato questo concorso, poi no. L'idea bella è di nasce in teatro. Certo. Torniamo a San Sperau, poi è nato, certo, associo di Libera la Farfalla, che vai di mera cosa in ambito sociale e tutto canto e su teatro, quindi due luoghi su in Porto Mannu, vostra comunità di Santo Sperau. E dunque, se si vuole intimpare, scelti vostro premio o traballano davanti manifestazioni, si vuoi giovani, su vostra comunità, come ti funziona da questa organizzazione? A Turantampari o ognuno va il suo programma cosa sua? Commenti. Dunque, ognuno va il suo programma cosa sua, però, nel senso che in questo progetto
del suo premio letterario partecipato e tutti ad usa sozzo poeta che è su chi si unisce è proprio sa figura di Anselmo che ha unito tutti ad uso poeta che oltre a essere nosusu attori o regista operatori culturali in genere se usuru è scritto da questo che è sa sozzo de libera la farfalla che si occupa del volontariato e quindi si occupa da adesso prossimo a livello sociale e su teatro non è che sia da come entrerai non su pure vado alle attività sociali vado alle attività comunitarie impari a livello culturale con questa attività di nostra teatrale ma con su festival in modo particolare e noi insomma è un festival proprio che vuole appare questa comunità non solo altre comunità di pure è un festival in cui si predica questa condivisione, non c'è competizione, è andata a sagrica della normalità. E dunque è un pensamento che è forte prodotto, a prescindere da questo che si va a livello sociale o a livello culturale, in questo caso teatrale. Io devo approfittare in questo momento, ora, se ho massimamente occupato il suo teatro come attore, come regista, ma oggi noi può sostituire una persona mega importante chi ha portato in atto il suo premio letterario in una posta a disposizione di questa pitica, Nareso, troppo gruzza purtroppo, vita sua, in noi a dispendio tutto questo tempo su proprio il suo premio letterario. Che sia Roberto Villito, un socio di Libera la Farfalla, che ha mandato in atto il suo premio letterario non a Wasso, ma già. Si ha fatto proprio una questione di vita, di questa una missione, no? Roberto Pignano Mancai ormai un anno vai, in qualità di nocetti del grande amico, ma puro, perché si sono sempre occupato in pari del suo premio, e oggi sono cercando di sostituire Pocanto Pozzo, questa grande figura che stette a Roberto, non scelti il suo premio, ma per tutta la comunità di Salto Spadao, una persona molto importante. Ma voglio aggiungere una cosa che in mezzo a questa regionata, che intendo molto importante a proposito del suo valore che deve avere un premio, del suo investimento che deve avere un premio. Credo che pocanto sforzo su, a su manco di occhi sto un po', De Santo Sparai, ho tentato di fare in tant'anni, in vent'anni, questo sforzo di capire l'istituzione scolastica. Allora, l'istituzione scolastica è necessaria, è fondamentale che sia accanto a delle attività culturali comunque. E in questo caso, per quanto riguarda questa lingua, è necessario. Se i dirigenti scolastici, se è fortunato, dudensi a fianco, po' di vivi sta comunità. Così dunque non date in euso. E tutto questo investimento culturale delle comunità a parra a pizzo dei sforzas dei sociali dei soci locali. È impensabile una cosa punti del genere. Punti di tormento su che si difende. Scusate che approfitto di questa trasmissione. Ma tu vedi, in tutta questa puntata se andiamo a chiedere o meno di questo danno, questo dolo e dunque di questo tormento e tutto. Mi fa piacere. E voi però fate una cosa bella. Non si lamentavo, ma ascoltavo. Sta poesia, poeta Manuela Orrù, ha vinto un'edizione poi sarà nei Gali, c'è scritta una cosa bella, io se andavo a scoccogliare un po' di cose da Emanuela. E mi piace l'idea che essa nata da poesia, questa poesia è una mizza onde buffai acqua fresca, o una musica che allirga su coro e s'anima. Dunque è una bella cosa. E ma vuol dire che lì è questa poesia che ha vinto sedizioni e si dava ad ascoltare. Da profitto può aggiungere una cosa che annau Giulio. Quando tu sei stata premiata a Santo Sparau, la prima cosa che ha pubbio e che mi praggia è proprio sua ibiu sabida, che avvia da in festa.
ci viene la gente in meda mei vias, in ogni luogo, in mei domus, si va di antacumbidus, insomma, ci viene a meda cosa, sai, questa cosa mi è pragia, mi ha fatto intendi, chi ci vi, come ti ci vesti di partecipazioni di dottor Sabidda. Andendo in meda premius, insomma, a pubblico che non sempre è staici. E dunque, sa gente del Sabidda, chi partecipa, da chi anda, da scutta, da ecco, questa cosa a me pragia a meda. Beh, e poi può tornare. Meda ha fatto Piluccio Sciolo e Totto, grazie sì. A esso, a su teatro, le attività di chi va in tiso, a teatro, che anche abituato, sa gente a venni in sì. Prazza, ad ogni manifestazione, questa è una cosa bella. Venivo da Savoisier, invece, ed è, insomma, non è del tempo meda che sto scrivendo in sardo. Ho cominciato, posso dire, 8 anni a oggi. Deus è stata di questa generazione che non deve chiestionare su sardo, non deve chiestionare i scelti italiani. E questa cosa ma segnava, goita, non fia in condizioni di poi fare un ragionamento lungo su figurai sì, a scrivere o a pensare pure in sardo. Poi in questa vita mia è capitata una cosa, ho provato già il gioco, un corso di sardo, tento del suo professore Francesco Casula, ed è in sa, commenti che mi si vesse doppetta una volta, ma non votavi. Proprio a poco comprendi che a me das cosa, sa che vivo pensando in questo tempo, proscattotto un conto, dove pia scri in sardo. Ed è in cui ho cominciato a studiare, poi uno non può scrivere su sardo, che prima, proscattotto come a me, che sono venita proprio da terra, posso dire, ho cominciato a leggere e a studiare i poeti. Si è stoppato un mondo che mi ha fatto comprendere tutta questa bellezza che veneva e che non conosceva. E quindi questo mi ha fatto scrivere, potadeo sì, scrivo poesia e contus. Già esempi, in su conto mio, c'è in mezzo la poesia. Per me è normale a scrivere pensando come ti chiedessi una poesia, però poi tengo bisogno di scrivere in prosa pure, di contare. Certo. Contare cose, storie, vite, di gente che ha più conosciuto o che ha più scelto pensavo in seconda mia. Beh, noi ascoltiamo questa poesia. Questa poesia che ha più scritto in suo premio è una poesia che chiestiona da de su tempo su de sa beccesa. Poteva una iaici. Cosa momenza. O no. Prima o poi spereuso de cillompi dottus. E su titolo è Undasa. Unda, chi andasa e torrasa, sciundi sa nuosa mau, affrisca sa gara frunzida. Memoria chi vuisi e apavasa tigastiasa, ismentigada dei visi di oi, averri, giannasa e ventanasa, furri a funde susu, cadasciusu e armadiusu, cicenda regodusu, memoria chi not arrendisi. Andasa e torrasa unda, sa nuosa mau, sciundisi. Savrunzida cara in friscasa. Itta cicasa, ittia sta bolla gattai. Carignusu e basidusu, cara nodidasa, bisusu e ballusu, tundusu che imprassidusu, scracabiusu de bipiusu che acqua di arriu, bogis e fragusu che calentanta scorusu. Torrasa unda, iandasa, mancai nuosa sa mau sciundisi. Mancai frunzida, sagara in friscasa. Allogausu bei in cancu furungoi, isarregodus alleviant a vida, iannusu chi passanta, ogu lagrimosusu, piu murrusu, idisi che traballe trovaggiu, tessinti viusu fini vini, finza sa che sunda, tottu ad amantai. Debadasa unda, andasa e torrasa, chi sa mau lassa sannuosa. Chissà gara, lassa sa frunzida. Grazie.
Grazie a voi. Anna Cristina, ma vuol intende a tu in noi. Ma furia pensando, quando tu hai assinato questa poesia di Emanuela Orruda, hai fatto anche una simbillo. Ecco, poi questa sigla, sta poesia è proprio come un'onda, anda, torna, da betti memoria, aggiungi a sa vita nostra di donne a di tutto questo che Emanuela cerca, dai a volle pensa se aggiungi commenti sa testimonia sua est importante e vince per un'altra cosa e sa nao Deus e o de questa generazione a sa gare si stette a negata sa lingua ma c'è pure te c'è me da che mi ha dato l'ora da pigare a studiare e tanto so a chi ne vanai da frequentata da abitata che non si sforzo perché si è d'antonata, va su babbe e sa mamma tanti che stiano in famiglia e non ha fatto nulla che no da di custodia, da allogata. Ma chi ne commenta Emanuela e commenta Atrus, non attento a questa buona sorti, e però si impegna, da, studia, da, scrivi, partecipa, da, e sa memoria e sfida. E sa vita e memoria, questo mi piace da Nai questa poesia sua. Bello. Ed è impegno suo proprio che anda da onorau. E poi mi voglio uscire, assessori, non so se hai fatto una pubblicazione in su 2000, su 2010 e 11 e now che ho canto che eniri e torresa a fare. Già quest'anno praticamente abbiamo un altro libro. Un altro libro. Questione successiva, un altro libro. Bene. E la scuola è stato pari. Questo è now che ha dovuto donare a tutta la gente, a tutta la comunità di Luna. Ma se qualcuno invece vuole comprendere, vuole leggere questa poesia, come ti puoi fare? Ti puoi tenere una coppia? C'è una cosa in internet? Come ti funziona? Ah, sono altro, ma noi ad esempio lo regalamo agli ospiti che vengono, trovate un libro, questa iniziativa, la chiamo sempre perdono per qualche libro di Luvola, viene qualche cartolina puro, quindi teniamo sparese questa cosa. Un regalo, poi anche riconoscere sul premio di poesia, la spoggiare di vita, insomma. Bene. Poi do rauso a Lula, poi interesserà scegliere magari tale poesia, sia anticontau, sa vesta manna di Luvola, di Santo Francesco, e dunque sa alla Tucaia intendi questa cosa del tutto, ma Emma vuole andare vago vago in Gunis in alto, in Gallura, Marco Montoni e Nico Bianco, che avunti in noi, santi, fatto questo regalo bello a Torrain, questa trasmissione, non so se è un nao, uno poeta gadduresu, ma non è un nao nudda. Se do li presentare tu, Nico? Certo. Noi l'altra volta quando siamo venuti abbiamo parlato di Don Baingio, che era un poeta dello Settecento. A stasera io mi presentavo invece un poeta dell'Ottocento, ma non un cittadino nobile come era Don Baigno, ma un poeta degli stazi, uno che girà e che aveva la funzione, perché aveva una funzione il poeta degli stazi, che era chissà, non di compunire poesie, pali libri o pali cose, ma era semplicemente animare le vesti, i funerali, e animare le sposalizie, e cantare ancora le lodi alla femmina, come in questo caso che presentiamo una disperata resa famosa alle sue tempi da Luigino Cosso, ma ancora da Mimia Montoni e da altri cantatori di una certa fama, ecco. Terreni
manda un colpo di spada li cateni. Mando un colpo di spada li cateni. I peli di un petto moribondo su avvalti gli anni di lucori a te diaponi di bella in un mondo la stella di Lumaria. Grazie per questa cosa bella, questo regalo Mannu che sei fatto, Marco Muntoni, Nico Bianco, questa poesia che è diventato canto, canto bello e arto. E dunque grazie, sai, grazie di aver fatto conoscere Melluso, questo poeta petrolutto gaturese. Era nato Saltara, sì, sul Terreno Maggiore, è nato nell'820 ed è morto nell'88, quindi ha preso tutto lo secolo dell'800 in pieno. E dimmo che dei cantatori, dei poeti del periodo era questo che era più apprezzato e francamente era questo che magari quando vai da della natura, di tutte queste cose, era primeggiava perché era un poeta fatto e finito. Anda bene. Infatti questo si può dire, no? Certo. Che Santa Mostà una parte in areoso pruso attaccata a sa natura, ecco, quindi sentituso, non è che l'uso mani gentimelloso e sa cultura umannoso. Petrolutto sa mostra da commenti si può entrare in sa su profondo dei somini e toccai questa sa cosa fuggute che due punti hai ci commenti su maestro bianco zona sa accetta la sua e sa oggi del Marco che sa giudanta. Io intendendo questo canto e voglio domandare a Gianni Calia, ma ho sa tu tenesi il coro polifonico in Luvole e sì, tutto canto, ma cantanta calincuna di questa poesia che poi cantanta a Luvole e dunque sa c'è questa possibilità o no? No, ma è una cosa che tocca a discutere con questo, di assappare sul modo che ne si rileca calicuna. Poi cantai l'uvola in sa poesia, poi cantata dai l'uvulesus in coro, e tutto canto vuol dire essere un'altra cosa bella. Sì, sarebbe una cosa molto bella. E tanto con Gianni fu da proprio dessa organizzazione di questo premio, e come te ho visto, questi articola umeda, no? Fotografia, poesia, io so già in auga, appunto in due anni, ecco. Però può entrare in melloso, come ti funziona da sa cappio tra sa poesia e sa fotografia. Spiegasi lo meglio, finza se poi te che in lura lui gli ha dato altre particolarità. Dopo sul primo anno che è stato atto sul premio di poesia, che si è deciso che sono lo strel vincitore, il primo con il terzo premio, si indice sul premio Matiner di poesia. Che si iscrive, dopo che abbiamo l'ordine del suo iscritto, viene consegnata la tre cose alla vincitrice, di suo ordine, prima, seconda e terza. Chi è obbligo della segretezza? Non deve essere, non deve rivelare. Ma non è che qualcuno dei mai scoviato, no? No, sarà no. Come no? È piccante, questa fotografia spuoi, circolando sempre il ambito esterno, si deve ispirare a sappare una fonte di ispirazione per sappare una bella fotografia, che spesso volentieri sono eccezionali. Namus, dai corso non aspettiamo magari un po' più di partecipazione, che è stato sempre forse un spacco con noto rispetto al suo premio letterario. Quindi magari in questa trasmissione non ci permette di andare a sul fotografo sardo, che bisogna in questo premio che è spacco con noto, partecipate.
Scritto. E poi di un naiga in questo premio, c'è un premio pure un dinai, che sarebbe di poi comprai attrezzatura. Sì. Giovanni Totto mi ha detto che Issa quando gli ha vinto un qualche dinai per questa cosa, e serviva può continuare le sue attività, può migliorare e tutto, può comprare cose, può fare corso, può aggiornare. Dunque, ed è il porto può tutto questo che fa anche questo traballo a partecipare. Poi c'è un'idea nuova. Dunque c'è un bel tema, poi tappizza questa poesia, di pittare lì questa poesia, di pittare bogai a fuori l'animo e tutto di questa poesia. E poi tu devi pittare raffigurare con sarti in soro. Un sarti in soro. E come ti è andata Anna Cristina Biasa, che ho qualcosa che manco su poeta, immagina io a questo momento che ti scritta poesia. Quindi è molto importante. E speriamo che già, da questo punto di vista, aumenti la partecipazione. Bene, Domenico Luio che ah, certo, è senza giuria, giuria senza giuria, Domenico Luio è un fotografo di Adero, Manno, e ha fatto da poco a fora si è tutto di Adero, dei festa, dei festa, dei tutto il momento delle tradizioni, a rinascita di Bogai proprio scoda più profonda, sai, proprio una... E dei spadenti, se andava a fotografare tutto, a chi, gli animali che vivono. Bello, no? Bello di Adero. Sì. E invece, se in Santo Speravo, sa poesia è una bene accappiata su teatro. Una bella tradizione del teatro, mi pare, Andevosato. E tenesi una scuola manna di attori, sì. Contaci cioè, vago vago. Santo Speravo è la tradizione teatrale. Canto e gusta muralistica, poi te nasciti più o meno in questo proprio periodo. Teneo su la tradizione dei vestimenti culturali, che tu prima si arregolava a Pinucci, sciola, giustamente, poi te insomma, c'è stato un vestimento di 60 anni su di azione culturale muralistica, e non scelti, di mezza azione culturale, sì. E tra queste sta su teatro, che dai sì, appunto 60 anni su questo teatro puro. E ci punti due scompagie teatrali professionali in Santo Sparau, che esti Sa Maschera e Antas Teatro. E noi operausu puro in condivisione, ha organizzato cose in pari puro, e questo è uno dei prodotti che sul movimento culturale sparadesu ha di mandava in Nantes, ovviamente. Usai se su proprio teatro o tenere due luoghi differenti? Tenere due luoghi differenti, se poi si differenziava su pure un mese percorso che vadeo su, uno è più commedia, è stato più ricerca pure, questo che vai da Antas, e traballa meda pizzo su Antas, no, su questa compagnia che non faccio fatti Deo, traballavo su meda, indivigavo meda questo che è questa memoria storica, in memoria storica delle comunità, sì, che poi portavo in scena. Uno, e poi, un'altra cosa, potrebbe essere il laboratorio teatrale di mesi scuola, di mesi comunità di Ossa Sardegna, e organizzato appunto sul festival di Concambia, che è teatro, musica e libri e tante altre cose. Sul premio letterario de Libera la Farfalla, in noi partecipavo in pari, Don Rannai, e oltre, vedi, ispregno su Mengu e Vunti, punti il prodotto dei artisti del muralismo di Santo Sparau. Sì. Pinuccio fede un muro bianco, su muro bianco fa Pinuccio sciola. Poi schivunti, dopo Pinuccio, punti sfilus di un muro sì. Bianco e spremius che andanta, il premio nostro su premio letterario Selmo Spiga, punti donausu de vatti dei artisti, dei sfilus di un muro bianco. Gli artisti, muralisti, artigiani, che oggi ho in Cacquamare, appunto, si chiede di arte figurativa, che è la Sao Pinuccio, allora è fatto questo tipo di percorso. Quindi, Poi mi voglio andare a Turgali. Certo, ascoltate. Praticamente, Salvatore Fancello, mi pare che è già una garanzia, no? De Arereo Turgalese, no? Mi pare che emmo. Inta si bade una diatriba che non urtullè, sei da de urtullè, che narana che viene ad essere sua madre che è de Turgali, cioè la madre di Turgali, sì. No, tradotta in italiano. Però una cosa è certa, bade me das cosas in comune tra le due vidas, che Turgali
ad emmeda si mizzu che su costume ne che sa limba che su modo allegare che in tutto canto c'è chi so San Benato de donni uno che c'ha si mizza una meda, quindi può ad essere per i cappa una ragione, non è scalupunimo il dubbio, però Durgali in Ramosca ad emmeda i brusu gente in questo San Benato di Urtulle è gente più famosa, sì, no? Magari per i più famosi, dai stati un Salvatore Fancello omonimo, però ha un'altra barca di gente che c'è si ghia i suoi tempi. Dorgali, quindi cosa meda, cosa bella, visto annau dei suoi costumi, i balli, su canto sì. A tenore turgalese, questa è una cosa di spanto. Ma Dorgali ha un bello modo di vedere la tradizione. Una ramosa verità di veri sia di su ballonzo, si chiede su suso, su costume, sa simpatia veri che si attira in su luogo andando. Vero. E quindi non so, su balle schiena, su balle schiena. Siamo su A più in eredu e seguiamo sempre in questa tratta. Tu hai cominciato già 30 anni che hai partecipato a concorso, che poesia. Dai 79. Dai 79, già è. Una bella tratta. Il tempo è passato. Tu hai vinto di Adero su un montano premio, su Varizio. Dai Castello, premio al Siator, vinse a tanti altri. Ozia di Burro, mi pare. Vario, no? Partigiani, non se ne premiavo due secondi, su un terzo in Cagliari. Poi in Ghitecinara da... Ozieri quarto, ma Ozieri forse è sapecca, non disco io vuoi te ma qualche cosa che non torna su. No, dipende da sannata. Però non disco. Però in altro luogo so, però io mai premiavo su secondo per i suoi locutori in Ozieri. Sì, dai, ma ne premia è tutto, non esca. Però in Desulo. A punto due volte su primo, uno secondo, su Epipi Numereo, poi tre volte su Dolia Nova. Ah. Insomma, capovicavo una sessantina di primo premio. Sai, è stato un bello pago. È una bella soddisfazione. Oltre 300 premi, oltre 300 premi vinto. E con l'Uvula? Quando è che ha partecipato? Il l'Uvula, ma il Lula, ma ne premiavo due volte. Hanno premiato questa sezione aperta a tutto canto e questa sezione l'uvulati canto. Ma hanno premiato la vita di Cristina Vinceria, no. Quindi è stessa usa colpevole di questo conto. Te ho premiato questa poesia, va bene. Ehi, che un attimo, non certo un po' di merito, se no non si premia, stato. La bestia sta a fare schimmico in Turgali, in giuria, e schibenita che rennare. Sì, poi devo narrare che su premio di Lula è stato un bello premio che ha anche una bella estica da parte di questo, ma è spirito su trattamento di questa gente che sono in metà ospitale e metà cordiale, no, questo modo di trattare. Sempre, questo dopo adesso che siamo Rubichino se tiriamo solo qua cosa no ma noi poi questo mulino nostro casa Salvador noi poi gusto questa Dio se castellaio ma ogni porta che ando a Lula magari commenti di Adero già dopo di Adero ma ospitalità di Adero una bella estichetta sincera proprio bella e tutto canto dunque Dio ci andavo tanti orti se ho fatto bella cosa con Mario Calia e tutto canto dunque sa. Mi fai sempre piacere. O Carlo non si andava, ma manca sanno vieni. No, speriamo bene. Posso prendere mia poesia? Posso prendere mia poesia, cioè manca si portavo su due telecamere, se vado su un servizio e tutto. E contasi di questa poesia, dunque, sa. Tanto questa poesia mi l'hanno per i miei e si intitola Marrizzo. Meglio su un paese. Questa sezione per l'uvula. Ah, come te ho la non so spesso ormio, so. A sa serenata scantasi sta varta su tachello frunio, o a sa le poredda si zia si so scampo, si sarto se rio, so. De brore se nuscos. O a sa serata di brulla se riso, singurgos e porzos, de sei d'incantà.
Ah, canturre di sos impredados che millisamentor de carrera si sortas. O intundo a sor fuoco, supra sa parta ballanda via. Ah, commenteò la sa vizzinia. Tornai che sa giuria dicerà o bene. Grazie. Bene in me, da questa... Che si indica in tascetti due versi di questa poesia di Salvatore, Carreras Isortas, che è spolluvula, ma è sponoise, è sprossa poesia, e este su chi gusta idda donata a questa poesia, no? Una idda, asinau due, fadata di poesia. E questo premio aggiungi di meta, perché devo fare un'altra cosa per il premio di Luvola, un'altra particolarità. Che questo premio di Luvola, in questo volume dei punti, il giurato puro deve scrivere una cosa con Luvola. Ah. E tanto, a tutto, che Luvola è una idda che attira da iscritti, ha scritto gente importante, no? Antonino Muraena, Memoria da Luvola, ha scritto Albino Bernardini, ha descritto un montone di gente, e Publio Due, che è poeta luvuleso, ma Antonino Muraena, questa poesia che è un ipotorero che ha fatto tant'anno sulla Ravarina, poi musicata, vinse se di Viero Marras, no? Però è un ipotorero, è ambientata un pizzino luvuleso. E è scritto un luvuleso. E tanto a tutto gusto si aggiunge che si è scritto di Paolo Villonca, che si è scritto su De Conario Cartabrocca, De Ziutaniele Tatti, poeta in Lula, finse sei giurato su Deppinti. Scrivi un pensamento con Lula, poi una poesia, un pensamento con Lula. Questa pure è una particolarità importante che finse se canto Lula ci venga a sa poesia. Certo. E tu ti dà ricordo se ti sei iscritto. Ma io stato iscritto una tavia. No, non mi lamento su te, non mi lamento, non so te sia che prenda, ma questo pure a concorrenti, e Satro non mi lamento, per tanto non mi dà ricordo su poesia mia, perdonai. Ma... Anna Cristina, tu saremmo now una persona di importo, Clara Farina, certo. E potevo naia, che ne sei che ti sei amico su de poesias, casa gira che beniti e poi due accidas alla venni Clara Farina. E magari da fare proprio io un potorero che li riuscite, da Antonio Muraena non riuscite, però... Dunque, se si va a pregeri, sabato che vieni... Pezzo forte quello, ci penso più forte. Non c'è ti gusto, Andy, Denide, pezzo forte, sì, Clara Farina. Mi pare che questa sarrelloggio, devo essere sempre con Dala, con Sago Adesogo, che sono già a un'ora e un minuto. Dunque, se doppio su vai... una furria d'edda con tutti i ospiti, si può salutare e poi dopo tornare su Guedo a Nicola, su Guedo questa poesia di oi, e dunque sa con chi ricominciava, questa no, poeta. Questa poeta Manuela Urrude Serramanna, grazie. Cosa sarai questo attopio? Torno grazie a Osatru, su mai messimi, insomma, fatto bene noi e a conoscere altri poeta, altri premi, questo di Lula non lo conoscia, ma ha fatto pregei a lo conosci, stetia insomma una cosa che mi ha fatto pregei, e nulla, devo posso scettinare e spero che Susardo possa da torrai in mezzo a sta gente, scetti gusto, chi non si questiona da non si vuoi salvare la lingua nostra. Facili facile, stai ci. Raro, raro. Giulio. Devo che torna a sintetizzare perché non so che appena prima, e che a Soso non si hanno da nessuno avanti, e dunque sa che in Sardegna si è usato a fare forza e donare forza ai gusti di operazione culturale, sì, e dunque sa esprendersi, io penso che possiamo donare questa nostra e mancai convinci pure le istituzioni che gli altri tempi poi uomo del riguardo, no? Ai gusti investimenti culturali che si fa, tra l'altro, tocca da donare pure a gratis, no? Poi sì. È tutto volontà di. Volontà e tempo, questo suo tempo è prezioso molto, se no non su a servizio di questa cultura, e dunque penso che un riconoscimento in più dobbiamo sapere mi riesce tutto, so. E grazie se del suo spazio e della sua ospitalità. No, questo lo prego umano buono.
Gianni Galia. Grazie per non essere ospitato. Siamo contenti di essere conosciuti altre persone che non conosciamo. Siamo sperate, bene o male, non conosciamo il stato, qualche contatto almeno a livello teatrale, questo stato. Non sa che piacere, perché lui l'ha provato una compagnia teatrale che lavora bene e che ha anche te un festival teatrale, quindi anche questo è importante. E poi ma successo, ma che sapevo soprattutto. Sascomares. Sascomares, funde. Anche sì, l'ultima città di Sascomares. Con Elena. Con Elena Museo. Elena Museo, certo. Sì. E mi è successo a Sede Solo. Noi siamo da un'idea in cui sei da Susardo. Pizzino, ormai non sei tutto. Però sì, Susardo, non veniti. Non lo vedo, ti parlo di vincere la Lega e scrivere cosa che non manca. Io esco a Edo, ma Lega e scrivere è difficile. E per la che scusa, perché non sei istituzioni che devono decidere di investire e supera la cultura nostra. Se non succede questo. Si scola. Ma sopra si scola a battata. Sono soldati che devono imporre la si scola e anche scusa. Certo. Altrimenti rimane sempre la buona volontà del suo dirigente o del suo insegnante e rimane una cosa isolata che invece, è fine stessa. Come è nata da Francesco Casula, tocca da studiare come è una lingua normale. Normale. Tu stessa cosa che deve dopo essere insegnata in scuola. No, sono fatto uno canale che è del gusto 79 della radio televisione sarda, noi facevo scelti programma in sarda, questa sa cosa che faceva noi. Ma è una cosiddetta denuda, no. Noi speriamo di aderoso, si spera manna e cussa che fino a Porto Santa Operri i portali manno su questa scuola può entrare su sarda. Assessore. No, io ripeto, mi congratulo con voi che ha dato un'iniziativa veramente bella, appunto una trasmissione di la poesia, già per noi insomma, è stato un piacere veramente manno. Amo sconnotto a terra, boscheramamo, lo prossimo via a sua poesia, a sua prima di vita, e quindi già che piacere posso invitare già da Como. Certo. Prima c'è da altre istituzioni, cioè, come in te comune noi diciamo, abbiamo questa grande sensibilità, l'uvola magari c'è stata una ida minore, si chiedeva, però batta sempre per movimento culturale, iniziativa, cioè, quindi noi scriviamo, continuare con voi, che hanno già che piacere, e poi insomma, mentre c'è la cultura, è un dovere. Serraso con suo poeta, Durgalesu. Io buonaro grazie a desinvito, massimamente, tornando grazie a Social Migliore di Lula, e a voi, sì, che hanno già scollivo, quindi non devo poter narrare su che io chiamo in coro, giustamente, questa poesia e questa gente. Questo è una cosa. Si chiede sempre così, che mi aggrada per questa trasmissione, perché orta bella sizzo, E quindi, onore a voi che mantenisci sempre alta la lingua sarda, e si fa niente su che qualcuno forse non fa che di sta regione. Chissà che qualcuno intenda da e fa diventare la lingua obbligatoria per tutto per in scuola. A noi se non la queremmo perdere prima o poi dobbiamo fare questo passo. Non c'è niente da fare e non vendrà che te ha. La regione con il suo progetto Imprenta sarei donato una mano di aggiuro manna a tutte queste produzioni sì, televisive. Non so se è tutto di noi un aggiuro per fare questa trasmissione. Dunque sa, assumanco scusto è una cosa che accesti e si dà importo questa. Altrimenti essere non, obbligo, non potremmo fare questa nostra. Se non è il gas. Salutiamo San Marco che Muntoni e Nico Bianco, una parte del suo corpo. La speranza di noi mi fa dato. Grazie di averlo. Sanno si domanda Bruso di Don Rai, potete uscire anche bene, dice Clara Varina, e dunque potete tornare tranquillo. Su. Ma fa tradizione. Un'altra, mancai, come ti narrai cosa? A un altanno mezzo. E poi, a chi non ha ascoltato nota non può fare manco di disigiare dello intende ancora, e dunque lo spero dello intende insomma, all'estero. Dunque, Ottavio, se intendo, quello di poesia, quello di adobe, di proposta, insomma, di visioni importanti. E se noi Savarra intendi, i suedosi che servono, come te sempre, questa trasmissione nostra, appunto, i suedosi in poesia di Nicola Loi, che sa da annai, i suedosi di poesia,
un argomento che non ci riusciremo a uscire, che è suo da improvvisare con noi. Noi siamo dato a raccomenzare, sapevo che bene, sempre a noi ora 6:15 di Ammerì, sempre con questo bello presumanno di portare noi in trasmissione, amici, operatori culturali, poeti, tutto questo mondo bello. Che c'è in Sardegna, a pizza e sa poesia in lingua sarda, che conta da de gente, de persone, sa del locus, e de cosa bella sa di adeus. E si salutaus, come ti fate ogni gira, con Nicola Loi. Tanto in buona ora, vi la faghimus. Vi la faghimus con sa volontà a superare sa veu spiegata, con quella forza de s'identità, sa chi possede si sulla fatata. Amo passato guerra e carestia a so sconto de bezzo spiliganos, famene, malettratto e tirannia, pro la segare sa catena in manos. Vi la faghimus, solo tutti unidos, a torrare che antico granario, e so sardos che si che son fuidos, torran pro fiorire gustossari. Vi la faghimus, torra a pienare, so sbighinados che son che in deserto, e so spizzinos che hanno a rifare, a nagattare su giannile aberto. Vi la faghimus che so sto storrudos chi era in questo luogo che giardino, che sa spromissas de notare azzudos dura che sa fiamma in un lumino. Vi la faghimus sarveschi da noa, chi fa che nasca sa terra de noi, ma lo devimus ponere a sa proa d'ognuno ponzata de su bonuso. Vi la faghimus seguendo sa amore, chi è sta bello sa forza più umana, e già li schides che questo valore è saggiai che abberi d'ogni giorno. Vi la faghimus, venita è sora de fagher pagiosa rebellia, e in custi sulla nostra maciadora sia da mudata sa che istria. Vi la faghimus tutto in amistade a seminare d'orra sulla ore, e sa catena de disamistade segata pro agabbare sul dolore. Questa attività è stata realizzata con s'aggiudo de sa Regione Autonoma de sa Sardigna, Imprentas 2022-2023, Lei Regionale 22-2018, Articolo 22.